John Sinise è un artista che non ha bisogno di essere presentato, è una leggenda vivente. Il nuovo orizzonte su cui volge lo sguardo il grande sassofonista partenopeo ha un titolo che in napoletano quasi sembrava l'inizio di una bestemmia. E quindi la domanda è nata spontanea. James, in napoletano sembra quasi l'inizio di una bestemmia, ma in realtà cosa esprime Usang? Ma non è una bestemmia, Usang è una parte dominante del nostro sentimento, no? È il nostro DNA in poche parole. Questa frase, perché a parte il fatto che all'interno del disco c'è questo brano che porta tutta una situazione di disco, no? Cioè in realtà Usang è un testo molto forte, no? un testo che si rivolge prettamente, diciamo così, al Signore, no? Come secondo me la mia logica, per quello che noi vediamo intorno, no? In poche parole, tutto il nostro sistema fa in modo che noi non possiamo realizzarci per tante cose, no? E vedere la luce del sole come vorremmo noi che la vedessimo, capito? Allora, questo è un disco che parla dei più deboli, di quelli che non ce la fanno, che non ce l'hanno mai fatto, e chiaramente parla del popolo in generale. Usang è l'ultimo Usang Amara. All'interno del disco tutti i riferimenti artistici che hanno fatto grande la sua musica: funk, blues, venature jazz, tanto Mediterraneo e tanta Napoli nelle melodie. Quanto groove c'è in questo progetto? Ma il groove c'è nel senso che Napoli Centrale, ho costruito questo gruppo nel 74, dove, essendo figlio d'americano e figlio di madre napoletana, per me è stato molto facile creare questa dimensione di gruppo, no? Questa dimensione che solamente noi ce l'abbiamo, capito? Ed è una dimensione molto universale, però, capito? Da competere addirittura con tutti gli americani, no? Gli americani, quando sentono questa musica, dicono che questa è una musica americana, ma che non è napoletana. Invece è una musica molto mediterranea, napoletana, però che c'ha questo a 360 gradi. Un musicista come me che è riuscito a metterlo assieme, no? Sono passati 50 anni da quando il musicista napoletano ha cominciato una carriera che l'ha portato ad essere un vero e proprio punto di riferimento da solista e con gruppi come gli Showmen e i Napoli Centrali. In Usang c'è groove da vendere, come solo James sa.